Dopo le prove d'orgoglio con Recanatese e Isernia, la Vastese sfodera una delle peggiori prove stagionali. Sbaglia totalmente il primo tempo, incassa due gol e si consegna di fatto ad una delle squadre migliori del girone di ritorno, la Savignanese, che con la vittoria di oggi mette insieme 19 punti nelle ultime 10 partite. Per la Vastese questo 3-0 è una disfatta che quasi cancella gli ultimi progressi e la timida reazione della ripresa non è stata sufficiente a riaprire i giochi. La Vastese conferma il 3-4-3, Montagni tiene in panchina Stivaletta e Di Giacomo e lancia dal primo minuto Palestini e il debuttante Jenny Russo, out ancora Mataloni e Giampaolo. Nella Savignanese assenti Ballardini, Scarponi e Bandi, 4-2-3-1 con Francesco Manuzzi prima punta, alle sue spalle Longobardi, sulle fasce gli attivissimi Peluso e Noschese. Si capisce sin dalle prime battute che l'approccio della Vastese è di quelli peggiori. Al secondo Longobardi semina il panico in area, tiro cross respinto da Patania, poi Guidi spreca, Montani si sgola da subito dalla panchina ma nulla da fare. Al quinto la Savignanese già avanti, Peluso sfonda facilmente sulla sinistra e mette dentro per il rimorchio di Francesco Manuzzi, agevolissimo l'appoggio per l'attaccante dei romagnoli. Sulle fasce la Vastese non tiene, all'ottavo spunto di Peluso e Noschese, per poco non ci arriva. Al quarto d'ora la Savignanese raddoppia su azione d'angolo, Patania si supera sull'incornata di Guidi ma nulla può sulla zampata in mischia di Giacobbi che ribadisce in rete e firma il suo primo gol in campionato. Vastese dunque totalmente assente mentre i romagnoni in doppio vantaggio abbassano i ritmi e controllano con facilità le operazioni. Il primo tiro in porta biancorosso è di Cone, del tutto interlocutorio. Quando accelera la Savignanese dà sempre l'impressione di poter far male, al 34esimo taglio verso il centro di Noschese, tiro in corsa bloccato da Patania. Al 36esimo Montani richiama Jenny Russo, ammonito poco prima, e inserisce Cicerello mettendosi a specchio con gli avversari. 4-2-3-1 con Fiore a ridosso di Leonetti. Ad inizio di secondo tempo timidi segnali di ripresa per la Vastese. Già dopo 20 secondi Leonetti va a prendersi un pallone di forza, appoggio per Palestini che sfiora l'incrocio dei pali. Ma in realtà è un fuoco di paglia, tanto che poco prima del quarto d'ora Montani effettua due cambi in rapida successione, dentro Sciva per Fiore e poi Sante Russo per Capellupo. A metà tempo la Vastese si fa rivedere con il cross di De Meio per la girata debole di Leonetti, anche Farnetti usa la panchina, dentro Brighi e Tamagnini, e proprio quest'ultimo chiama Patania ad un difficile intervento per sventare il 3-0. Dopo la mezz'ora la migliore palla gol per la Vastese, Cone fila via sulla destra, Leonetti in scivolata arriva in leggero ritardo all'appuntamento con il gol. Il finale poi è di nuovo tutto dei padroni di casa e in particolare del bomber Longobardi che al 43esimo va vicino al gol negato lì da Patania, poi lo trova al 45esimo grazie al preciso assist di Francesco Manuzzi. Finisce in tripudio per i padroni di casa, per la Vastese teste basse e una prestazione inguardabile da cancellare al più presto. E circa la posizione del tecnico Montani, prima ho visto stavi parlando con lui, ecco, è a rischio o no la sua posizione? Ma no, assolutamente no, perché ripeto, il mister non si può in ogni prestazione negativa mettere subito le mani avanti per l'allenatore. C'è una società, c'è un direttore generale, un direttore sportivo, bisogna lavorare, perché ha dimostrato la società di avere fiducia in Montani dopo la sconfitta di Iesi in casa. Abbiamo pensato in cuor nostro di lavorare e ne stavamo uscendo. Questa è una situazione, ripeto, si è verificata già 3-4 volte, lavoreremo al fianco suo per capire quali sono i problemi, sostenerlo e cercare già da domenica, perché già ho detto oggi alla squadra dopo la partita che dobbiamo pensare subito a portare a casa il risultato col Pineto. Farnetti, una partita dominata in lungo e in largo che prolunga questo ottimo girone di ritorno della Savignanese. Assolutamente, abbiamo dato continuità agli ultimi due risultati positivi che avevamo fatto. Era già iniziato col Pineto dove perdemmo immediatamente la settimana scorsa, poi sono venute due vittorie e questo credo che i ragazzi migliorino di partita in partita in incertezze, in comportamenti, e riusciamo ad andare in gol con facilità e questo semplifica le cose. Obiettivo solo la salvezza o si può puntare a qualcosa in più? Credo che non riusciremo più a vincere il campionato, di questo te lo posso dire. Quinto posto? No, guarda, ci mancano 4-5 punti per raggiungere il nostro obiettivo. Parlare di altre cose, l'ho detto oggi al tuo collega, è chiaro che sognare non costa nulla, però ti dico, bisogna essere realisti. Io credo che le 5 squadre, quella che vince e le 4 che faranno i playoff, sono squadre molto forti e non basterebbe a parere mio anche vincerle quasi tutte, perché a sua volta le vincerebbero anche loro.